Ciao belli, benvenuti nel mio canale, io sono Amal e anche oggi vi porto due ingredienti per idratare i nostri capelli ricci. Come sapete, adesso col caldo, l'estate, il sole, la spiaggia, il smog, il caldo, il sole, i nostri capelli si seccano tantissimo, ma tanto tanto. Infatti ho più cura di capelli d'estate che d'inverno, perché d'estate veramente tra l'umidità i capelli diventano veramente aridi, aridi. Quindi, idratazione facile e veloce con due ingredienti che veramente vi cambieranno i vostri capelli. Se vi piace, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità. Vi lascio la ricetta e vado a lavare. Vado a preparare il mio gel di semi di lino che è fondamentale sia per i capelli che per il viso, che è una tocca sana per i capelli, anti-rughe, fortissimo per il viso e per il corpo, è super mega idratante, semplice, basta mettere dell'acqua e aggiungere il gel di semi di lino, il gel, no, il semi di lino e lo lasciate bollire all'incirca una decina di minuti. Lo andiamo a colare. Ma i semi di lino che usiamo la prima volta li rimettiamo un'altra volta a bollire. Come vedete, il gel è molto liquido, però quando si raffredda diventa veramente molto 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 più consistente. E aggiungo dell'acqua e li faccio bollire altri 10 minuti e uscirà altro gel di semi di lino. Comunque potete usare, cioè ripetere questa operazione finché potete, io le faccio almeno 3 volte di solito. Il gel è ancora liquido, appena si raffredda veramente diventa troppo duro per me. Comunque come vedete adesso che si è raffreddato, che è sera, guardate come diventa. Li separo perché io lo uso come ultimo trattamento, soprattutto d'estate. D'inverno uso altre creme molto più idratanti che impesantiscono, ma il gel lo uso d'estate perché lavo i capelli più spesso e quindi mi viene più comodo così. Aggiungo latte di cocco e mescolo il tutto. La ricetta è facilissima da preparare, molto 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 facile. Come vedete già è amalgamato, volendo potete usare un frullatore ad esempio per renderlo molto più omogeneo, però per me va benissimo anche così. Per mantenerlo e usarlo sia per il viso che per i capelli, vado a metterlo nel contenitore per fare il ghiaccio e li congelo. E poi, quando sono belli congelati, li metto dentro un sacchettino e mano a mano che ho bisogno li prendo dal congelatore. Di solito li uso sia per i capelli quando li lavo, o quando voglio fare degli impacchi, o quando voglio fare delle maschere e voglio aggiungere l'ingrediente, questi due ingredienti, o semplicemente quando faccio le pulizie al viso e quando ho il viso secco dal sole o irritato, eccetera, li tiro fuori dal congelatore, il congelatore, e li uso sul viso. Li uso sui piedi perché, come sapete, la gente che balla c'ha i piedi distrutti, quindi tante volte faccio l'impacco e ci metto questo siero, li applico sui piedi e li chiudo con la plastica e poi vado a pulire casa, eccetera, finché la pelle lo assorbe. O dopo, quando ho fatto la doccia, mi prendo 3-4 cubetti e li uso come massaggiatore anticellulite sulle gambe e sui chapet. E quindi ha tanti usi. Io li uso tanto, cioè questa roba qua a me mi durerà una decina di giorni più o meno, o meno di 10 giorni nel congelatore.
Se vi piace l'idea, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. I capelli, i miei capelli si asciugano alla velocità della luce. Allora, adesso andiamo a applicare, li voglio idratare per benino, quindi li divido e ci metto la nostra porzione magica. Thank you.
Un po', vedi, c'è un'altra faccia, un'altra luce, un'altra illuminazione, sembro più umanamente guardabile. Comunque ho asciugato i capelli a naturale, come vedete quando si asciugano a naturale rimangono così schiacciati, per cui le ragazze che hanno i capelli ricci ma rimangono poco voluminosi, io vi consiglio sempre il pettine africano per dare più volume. Se lo asciugate col phon riuscite a separarli mentre lo asciugate, quindi avreste più volume, ma se lo fate asciugare al naturale purtroppo rimangono così. Adesso gli diamo un tocco di volume, sapendo che non ho usato nessun balsamo, nessuna crema, nessun trattamento che le dà un pochettino di profumo, vado a applicare la crema per corpo, così gli diamo un po'. Oh, il ritual è veramente una cosa meravigliosa. Vediamo un tocco schiacciando, così non rivediamo ricci, così metterò anche dopo. Andiamo, la tecnica è filare poi separare, soprattutto con il gel di semi di lino. Mantiene il riccio più attaccato, quindi gli diamo più vita. Guardate questa parte, guardate questa. La differenza è abbastanza, no? Direi. La differenza si nota, no? E voilà. E gli daremo più forma e stasera li darò più, domani saranno molto più voluminosi perché saranno completamente più asciutti. Bella gente, se vi piace il video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti. Ciao, alla prossima. Buona domenica.